di Back to the Future 2022 di Elisa, reduce dal successo al Festival di Sanremo, arriva a Molfetta, banchina San Domenico, con l'ormai consueto Luce Music Festival. Oltre 2000 persone ammaliate e pronte a cantare tutti i più grandi successi della cantante. Tre ore di musica che hanno fatto dimenticare il caldo afoso della serata. Ed è proprio all'ambiente che va il pensiero della cantante di Monfalcone da subito. Ci sono stati incendi dalle mie parti, dice dal palco, ma questo tour arriva in un momento in cui ci sono gli effetti dei cambiamenti climatici. Dobbiamo cambiare il modo in cui viviamo e lo dobbiamo fare specie per i bambini, per i nostri figli che si troveranno a vivere in un mondo non facile. Se cambiamo tutti insieme, aggiunge, possiamo fare la differenza. Scaletta, oltre alle canzoni del nuovo album e al successo di Sanremo, o forse sei tu, anche le vintage, come le definisce lei stessa, eppure sentire gli ostacoli del cuore e luce. Lascia spazio alla commozione il brano Alleluia, nella versione di Leonard Cohen che ricorda la cantante è stata tra le prime canzoni insegnatele dal nonno, l'uomo che le ha insegnato ad amare la musica e a cantare. Ora dici pugliesi, dice in chiusura Elisa, per me è sempre un'emozione tornare qui. Music Festival ora non si ferma e a salire sul palco molfettese questa settimana ci saranno Franco 126 e Fabri Fibra, rispettivamente il 28 e 29 luglio. Il festival itinerante si sposterà poi a Monopoli il 3 e 5 agosto con Tommaso Paradiso e Irama. Alleluia.